Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al primo nostro appuntamento della settimana. In realtà per chi mi ha seguito ieri dagli amici di Crypto Rivista, dove abbiamo fatto due chiacchiere con il responsabile italiano della community italiana di KuCoin, è la seconda. Però facciamo che è la prima perché secondo me non eravate in tanti, anche se ho spammato a dovere. Che dire, siamo sempre qua come al solito a dare un'occhiata ai grafici che ci fanno un po' tremare in questi giorni. Andiamo a vedere che succede nel mercato, che succede nel mondo delle cripto, come si è mossa questa settimana, quali sorprese ci ha tirato fuori, insomma il più e il meno come al solito. Un po' di analisi di grafici, un po' di analisi di quello che è accaduto. Poi come sempre ci siete voi che decidete di che cosa si parla con le vostre domande. Mi raccomando, fate tantissime domande in chat perché in questo modo decidete, appunto, date voi un po' la direzione a questo live, che è la cosa che mi piace di più. Cosa ci combina Bitcoin? Ma Bitcoin ci fa un po' dannare perché ci ha illuso di voler recuperare una resistenza importante che è quella degli 11.000 e poi, ahimè, ha disintegrato le nostre illusioni facendo un altro potentissimo sell-off che ha quasi confermato il test, il retest, o meglio, degli 11.000 dal basso come un bearish retest, quindi un breakdown retest dal basso e quindi continuazione ribassista. Vediamo un po' adesso come reagirà, che è ritornato nell'area dei minimi locali, se andrà a fare un altro lower low oppure se reagirà un po' la domanda finalmente ritornando appunto a questi minimi. Tutto da vedere, la partita è ancora aperta, però ahimè il caso bullish è un po' sceso tra le possibilità, nella graduatoria delle possibilità, anche perché vedete questa forma che si vede forse meglio nella capitalizzazione totale di mercato. Poi andiamo a vedere anche quel grafico, è quella che sembra un po' un cup and handle rovesciato, no? La famosa tazza che è diventata anche un meme per un certo periodo, ma banalmente è un high e un lower high con dei low allo stesso livello, quindi è un costrutto bruttino purtroppo perché mostra comunque una predominanza dell'offerta. Alla fine, come al solito, alla fine a metà più o meno andiamo a dare un'occhiatina al grafico meglio, quindi andiamo ad analizzarlo, andiamo a vedere i livelli chiave di prezzo, andiamo a vedere come gestire eventuali posizioni e come pianificarle, che ovviamente sono le cose più importanti. Ho anche selezionato un paio di cose interessanti da condividervi, notizie nonché curiosità, giusto per tenervi un po' sul pezzo e stuzzicarvi con qualche follia del mondo cripto, che sapete bene non manca mai e poi mai. Però per iniziare io direi che parto con le vostre domande, però vi vedo poco sul pezzo e mi raccomando chiedete, scrivete, perché vedo poca chat. Che succede? Siete scarichi oggi? Guai a voi, eh? Allora io inizio a leggervi, se quando arrivo in fondo non vedo almeno una domanda, guai, vi tolgo tutte le shitcoin, sappiatelo. Buonasera, ciao Luca, si parte, si parte un po' in ritardo ma si parte, ho avuto qualche problemino anche oggi con l'encoder. Buonasera a tutti, ciao Luca grandissimo, buonasera a tutti ovviamente e a te, ciao ciao, buonasera mitici, ciao Luca, tantissimi saluti insomma. Dai Luca, illuminaci, guarda, devo illuminarmi anch'io prima, devo capire un po' che dannatissime intenzioni ha Bitcoin, anche perché avevo una posizione aperta su Bitcoin long e l'ho chiusa perché si è ha negato il caso bullish, tra poco appunto ne parliamo, ma in sostanza è questo ciò che mi ha convinto a chiuderla, questo engulfing bearish in prossimità di una resistenza forte. Ve ne ho parlato anche su Telegram, in ogni caso non è assolutamente una novità, è colpa del meteo. Ma infatti guarda, ne parlavo giusto ieri con gli amici di Crypto Rivista per ridere alla fine, quando cazzeggiavamo un po' dopo il live abbiamo detto caspita, l'abbiamo beccata la vera correlazione, altro che SP500, gaps mica gaps, futures mica futures, no, è correlato con la temperatura. Quando scende la temperatura
Addirittura scende anche Bitcoin. Ovviamente sto scherzando, ma non mi stupirebbe leggere notizie anche di questo tipo. Dunque, vi ho perso. Sono riuscito ad essere presente. Merito qualche shitcoin. Per così poco, dai, l'essere presente è il minimo, assolutamente il minimo. Ciao a tutti, buonasera, buonasera amici cripto investitori. La mia domanda è questa: perché il buy the dip ha perso di valore? Allora, in realtà non ha perso di valore del tutto. Se ti riferisci al post che ho fatto oggi su Telegram, era più una provocazione la mia. Perché? Perché io sento già da un po', ormai forse da troppo, su parecchie altcoins, che adesso sono messe tutte in maniera abbastanza disastrosa, oserei dire, adesso non so quali utilizzare come esempio, ma insomma basta prenderne una qualunque e come vedete è abbastanza disarmante la situazione, a parte Shell che sta andando controcorrente veramente alla grande. Ma in ogni caso quello che sento è insomma che tutti i fanatici, tra virgolette, nel senso coloro che vogliono holdare altcoins, vogliono operare su altcoins, fanno buy the dip ogni volta che c'è una candela rossa, ogni volta che scende il prezzo, insomma, si tende a urlare buy the dip. Questa è una cosa che funziona nei bull market molto forti, laddove ogni qualvolta una coin corregge un po', poi dopo subito riparte perché la domanda ricompra il dip stesso, per l'appunto, e quindi il prezzo ritorna poi a regime. Ma anche su Bitcoin si può fare un discorso analogo, perché ovviamente se uno fa buy the dip in una situazione come questa è assolutamente contento, ma se uno fa buy the dip in una situazione come questa potrebbe volerci un anno o oltre per recuperare le perdite, e magari uno non ha intenzione di holdare per anni, o magari non sa neanche lui bene che cosa vuole. Il discorso è che il buy the dip a volte lascia un po' il tempo che trova, perché funziona finché funziona, ma quando poi smette di funzionare sono legnate sui denti, come ho scritto su Telegram, perché durante un bear market fare buy the dip porta dei risultati catastrofici, porta a volte a sovraesporsi, porta al cosiddetto compounding losses, ovvero che si va a capitalizzare perdite su perdite, andando appunto a fare il compounding anziché con l'interesse composto sui guadagni, lo si fa sulle perdite, quindi andandole a peggiorare esponenzialmente tanto più il bear market continua. Quindi la cosa che conviene fare spesso, anziché fare un buy the dip alla cieca, è quello di analizzare i trend, di seguire i trend e di operare lungo i trend stessi. Quindi per fare dei buy the dip magari aspettare che il mercato ritorni rialzista su tutti i time frames, perché altrimenti quello che si rischia è di andarsi ad esporre nella maniera opposta del trend stesso. L'importante, come sempre, è avere le idee chiare, quindi avere chiari i livelli di invalidazione, aver chiaro quello che si sta facendo, come oggi mi suggeriva giustamente tra l'altro un amico su Telegram, a cui tra l'altro non sono ancora riuscito a rispondere, ma lo farò perché è stato un suggerimento che ho apprezzato tanto. Che a volte io magari do per scontate certe cose, ok, sul gruppo Telegram, come ad esempio in quel post lì sul buy the dip, mi sono concentrato forse di più sul trader, ok, più che sull'holder. Però io credo che anche l'holder non dovrebbe fare dei buy the dip alla cieca, dovrebbe quanto più avere un piano di accumulo sparso di più nel tempo, guardando anche meno il prezzo. Secondo me non bisogna fare questa corsa che ogni volta che scende un po' il prezzo bisogna acquistare perché è l'ultima occasione per farlo. Non è detto, perché se l'offerta dovesse continuare adesso a cavalcare, potremmo tranquillamente scendere anche di parecchio, lo sappiamo perché è già capitato in passato. È ovvio che se poi noi siamo holder sul lungo periodo ci interessa fino a un certo punto, però anche fare buy the dip a 11.000, poi 10.006, poi 10.004, poi 10.005 e poi magari il prezzo arriva a 3, 4, 5.000, abbiamo accumulato perdite su perdite, e quindi forse è meglio dire aspetto un mese e acquisto, un altro mese e acquisto, un altro mese e acquisto, se si è holder ovviamente. Se si è trader questo perde completamente di senso, perché fare buy the dip quando la struttura è lower highs, lower lows, lascia ovviamente il tempo che trova, cioè il temporale che trova, perché poi va a finire che si fa compounding losses e non è assolutamente il massimo. Quello che accade adesso è che abbiamo una struttura di storno, perché ovviamente non abbiamo un bias bearish sul macro che rimane comunque rialzista grazie alla forza di questo movimento, però vedete, questo è un momento di storno che potrebbe risolversi in più modi e lo andiamo a vedere tra poco, ma non per forza in maniera rialzista, servono le conferme.
conferme serve capire che intenzioni ha il mercato, e volerle anticipare queste conferme rischia di esporci a rischi notevoli, e quindi bisogna fare attenzione. Questo è un po' il discorso sul buy the dip. Nelle altcoins secondo me molti l'hanno imparato, spero, perché io mi ricordo i momenti di euforia in cui c'era il bull market delle altcoins, parliamo veramente di poco fa, si tratta di un mese fa neanche, dove ogni leggero dip veniva comprato perché c'era una FOMO talmente forte che non esisteva nessuno storno, ogni candela rossa era un'occasione di acquisto. Però queste situazioni non durano, non bisogna farsi prendere dalla FOMO anche dopo, perché altrimenti va a finire che si diventa dei cosiddetti bag holder, ovvero si acquista in alto, poi il prezzo cala, ci intrappola in perdita e noi diventiamo bag holder, quindi con posizioni in perdita, cercando di giustificarcele alla bella e meglio, dicendo ma sì, ma holdo, ma il progetto, mica progetto, e poi va a finire che finisce sempre male, perché appena poi il prezzo sale un po', magari uno è tentato di vendere e vende in perdita, oppure uno aspetta e più aspetta più il prezzo cala, insomma si innescano delle dinamiche tipiche di chi non ha la situazione ben chiara in testa. Quindi mi raccomando, lo ripeto ogni volta, ma ne approfitto anche in questo caso, visto che abbiamo trattato il tema, che è un tema sempre attuale, una strategia è fondamentale. Quindi buy the dip funziona se siamo in mega bull market, di acquistare ogni storno, ogni calo repentino, ma se questo calo repentino potrebbe triggerare uno storno più lungo, ahimè, potrebbe essere veramente rovinoso. Quindi strategia, livelli chiave, trend, take profit e stop loss se si parla di altcoins, perché è sempre meglio evitare, a parte rari casi, posizioni di lungo periodo, perché il prezzo non è specchio del valore. Insomma, sono un po' i soliti discorsi che facciamo, con cui vi avrò anche ormai annoiato. E quindi spero di aver risposto alla tua domanda, e grazie per averla fatta. Conosci il token meme? Ma mi spii? Stai spiando le tabs che ho lì dietro? L'ho scoperto qualche giorno fa, poi ho visto che ne hanno parlato oggi Cointelegraph e Criptorivista. È partito per scherzo e viene definito scam da alcuni, le stesse cose che si dicevano di Yearn Finance. Potrebbe essere l'inizio di un nuovo trend, proprio come ha fatto Yearn Finance, che poi sia un trend sensato o meno, questo è un altro discorso. Guarda Filo, innanzitutto ti ringrazio tantissimo per la domanda, perché hai anticipato uno degli argomenti di cui volevo parlare oggi. Giuro, non ci siamo messi d'accordo, per chi ci sta guardando, che una volta uno mi ha chiesto ma dai, ma è palese che ti fai chiedere le cose che vuoi, perché capita spesso che magari ho un argomento di cui voglio parlare e qualcuno di voi mi anticipa. Ma perché è una figata questa, perché vuol dire che siete sul pezzissimo, siete fantastici. Allora, il discorso qual è? Il discorso è che c'è questa meme coin che è nata come uno scherzo, ovviamente, ma ha il suo perché, e adesso ne parliamo. Allora, che cos'è meme coin? Me la sto studiando, quindi non sono tecnicamente iper preparato, però l'ho capita più o meno, e vi dico, secondo me sì, c'è la potenzialità di far nascere un trend, e adesso ne parliamo. Allora, meme coin in sostanza è una piattaforma che unisce due trend in diversa posizione. Uno è lo yield farming, che è un trend già esploso, quindi già veramente in bolla, e l'altro è il trend degli NFT, che è un trend che secondo me vale la pena tenere d'occhio, osservare e seguire con molta attenzione. Che cosa sono gli NFT? Non fungible tokens, ok? Sono i cosiddetti token non listati sugli exchange. Ne abbiamo parlato in più occasioni, ne abbiamo parlato con The Sandbox, perché gli NFT sono usati per i personaggi, per gli asset che ci sono nel gioco. Poi non so se qualcuno di voi segue quel settore ancora oscuro per molti, che è la crypto art, di cui vorrei parlare in futuro, e sono in contatto tra l'altro con alcuni del settore, proprio che ci sono dentro, sono crypto artisti, e magari vi racconteranno loro cosa vuol dire. Ma è molto affascinante, perché in sostanza sono forme d'arte digitale, che sono opere d'arte effettivamente digitali, non tangibili, quindi sono digitali a tutti gli effetti, e poi sono tokenizzate, perché ovviamente serve la caratteristica della proprietà, della non contraffazione e della scarsità, ok? Ovviamente uno può dire ma perché, cioè che senso ha? Nessuno, fin tanto che non c'è domanda, ma il bello è che la domanda c'è, è quella la cosa curiosa. È un mercato nascente, quello degli NFT, e come ci sono le opere d'arte, come ci sono gli asset dei giochi, come ci sono, che ne so, io potrei tokenizzare anche questo cavo USB volendo, fare un NFT dicendo che quell'NFT equivale alla proprietà di questo cavo USB. Insomma,
È un mondo interessante questo degli NFT e secondo me potrebbe essere un trend. Questo qui di meme in sostanza permette, facendo staking del token meme, che è un token anche lì a tiratura limitata, mi pare siano 30.000 la supply totale, andiamolo a vedere meglio, di fare farming di NFT. Questi NFT sono, immaginatevi delle carte collezionabili, ok? Le Magic, le carte dei Pokémon, le Yu-Gi-Oh!, non lo so, tutti quei collectibles un po' da nerd magari. E in questo caso vale un concetto molto simile, perché vengono farmate, mettendo in staking i meme, un po' a fortuna, ok? E in base alla loro rarità poi hanno un valore più o meno elevato. Come funziona? Allora, funziona che c'è il token meme al centro, ecco, 28.000 è la sua supply e attualmente vale $1,400. Poi guardate, facendo il farming è possibile ottenere, adesso ve li faccio vedere su OpenSea, che è un marketplace decentralizzato di NFT, è possibile ottenere, vedete, queste specie di carte collezionabili, che sono esattamente appunto gli NFT di meme stesso, vedete, meme LTD. In sostanza quello che accade è che voi ottenete farmando queste carte e poi le potete vendere, le potete tenere, le potete scambiare. È un mondo molto curioso, che la prima cosa che ti viene da dire è che cagata pazzesca, perché ammettiamolo, il primo pensiero è quello. Però poi se uno ci pensa, e soprattutto se vedi i numeri, perché guardate, nella settimana del 14 settembre sono stati venduti questa è una statistica di OpenSea, 118 item a un prezzo medio di 2.6 Ether per un volume totale di 310k Ether. Quindi non sono proprio bruscoline. E la settimana del 21 settembre, che è iniziata ieri, ha già visto venduti 74 item, 87k Ether venduti. Quindi è un trend, ok? Che sia una cagata, che non sia una cagata, è un trend. Poi alcune sono, cioè, fanno spaccare da ridere, perché se voi guardate gli item, queste carte qua di meme, ce n'è alcune veramente divertenti, come questa qui di Andre Crogne, Genesis Edition, Legend of DeFi, che effettivamente lui è tutto un personaggio. Oggi mi sono guardato un paio di interviste e insomma sono veramente belle. Poi c'è questa tema Ricche Morti, un'altra tema Ricche Morti, poi c'è il buon vecchio Pepe the Frog che non manca mai. Poi che cosa abbiamo? Ce n'era una di Sam di Alameda che mi faceva piegare in due dal ridere, Vitalik Buterin, Changpeng Zhao, cioè ci sono veramente tutti e sono caricature, insomma sono cose carine e sono tokenizzate con questi NFT. Vi volevo trovare quella di Sam ma non la trovo più. E vedete che poi ci sono anche i bundle, cioè si possono mettere in vendita, sono a tutti gli effetti token. Guardate, adesso ve ne prendo una e vi faccio vedere le caratteristiche. Non lo so, prendiamo Vitalik Buterin ad esempio, che è una carta comune apparentemente. Qua vedete che potete andare a vedere i proprietari storici, ok? Funziona così, potete vedere chi l'ha avuto, quanto ha pagato per averla, eccetera, eccetera, eccetera. Poi lo storico del suo valore di mercato e tutti gli eventi relativi a questo NFT, quindi quando è stata venduta, quando è stato spostato, da chi a chi, eccetera, eccetera. Proprio perché è tokenizzato a tutti gli effetti, ok? Poi magari potremmo fare un approfondimento sugli NFT, su me stesso, se vi dovesse interessare. Adesso ve lo volevo solo citare perché da un lato per invitarvi a tenere d'occhio il fenomeno. Io non comprerò meme, ve lo dico già, perché per me queste sono scommesse, sono robe appena nate, non si sa che sviluppo avranno, quindi io lo osservo affascinato, me lo studio come alla National Geographic, proprio voglio vedere quale sarà lo sviluppo di un fenomeno di questo tipo, ma cioè, vi consiglio di fare lo stesso, perché sono quei trend nascenti che sono interessanti da capire, da studiare, ok? A prescindere dalla speculazione. Poi se uno ci vuole anche speculare, va bene, l'importante è capire che si sta facendo un po' una scommessa, non è da vedere come un investimento. E guardate, vedete, ci sono le proprietà di questa carta, ovvero l'artista, cioè colui che l'ha creata, la supply, quindi 1000 ce ne sono, perché è comune, rarità comune, set Genesis, cioè è come davvero come una serie di Magic, delle carte delle Magic, che ci sono
i set, le serie, c'è la rarità, la quantità di ogni carta per rarità, insomma, e poi è questo che crea il valore, assieme ovviamente alla domanda, perché anche se una cosa è rara ma non se la fila nessuno, non vale una ceppa. E quindi niente, ve lo volevo buttare lì perché è una cosa molto molto affascinante e potrebbe diventare un trend, perché non è il solo a utilizzare gli NFT, però potrebbe essere quella cosa che unisce l'NFT con la goliardia, no, dei meme, che è una cosa molto divertente, soprattutto nel mondo cripto è divertente. Eccolo qua, forse era questo, Sam. Eccolo qua, Sam di Alameda che cavalca, che cos'è questo? Non lo so, non saprei neanche. Non mi ricordo come si chiama, non è un Pokémon tra l'altro, col sushi davanti, fantastico, bellissimo. E quello che vi dicevo è che questo è ciò che potrebbe sdoganare il mondo degli NFT, che è appunto da tenere assolutamente d'occhio. A tal proposito, magari in futuro porteremo sul canale l'argomento della criptoarte, che è un argomento affine agli NFT e che potrebbe appunto, cavalcando questa possibile onda, diventare un trend da non sottovalutare. Boh, questo insight ve l'ho buttato lì e adesso andiamo avanti con le vostre domande. Allora, ciao Luca, buonasera. Cosa ne pensi di Uni per speculare? Ci vedo un possibile 31.140 circa, dimmi la tua, anche se il grafico è giovane. Bravo, il grafico è giovanissimo, infatti io lo sto osservando senza nessun tipo di pretesa. Però, se proprio vogliamo strafare, allora tu cos'è che hai detto? 31.140, che è qua. Come mai? Vabbè, sì, effettivamente è un po' il primo supportino che vediamo sull'intraday, 34k in realtà, perché poi c'era questa sorta di triangolo. Andiamo a vedere se le 4 ore dicono qualcosina in più. Beh, qua c'è, sulle 4 ore si sposta un po' più in basso il supporto stesso, c'è anche questo cluster che potrebbe essere interessante. Sì, se proprio vogliamo forzare una zona sulla quale potrebbe valer la pena tenere gli occhi aperti, sicuramente sarebbe questa, che va dai 26k ai 32k. Però ti dico la verità, personalmente non butterei lì un trade anticipatore su una coin così giovane, perché tu stesso hai giustamente detto che il grafico è neonato, tra l'altro è in downtrend, cioè in downtrend, è in storno in verità, e quindi io aspetterei dei segni di domanda più che altro, quindi magari di vedere degli higher high, higher low, che adesso invece è tutto esattamente l'opposto, delle candele verdi che fanno vedere un po' di domanda, quindi un breakout di volumi, una rottura, cioè di questo tipo, che poi crea appunto un higher low e un higher high, qualcosa di più vivo. E magari se questo succede in concomitanza col livello stesso, tanto meglio, perché abbiamo anche un bel punto dove piazzare la nostra invalidazione del trade e quindi lo stop loss in maniera easy, in maniera amichevole. Quindi questa è un po' la mia visione. Sai, a me non piacciono molto i grafici così nuovi, anche perché sul day non abbiamo niente, io mi baso sul weekly e sul daily per impostare un trade, per generare quantomeno la struttura, e qui quindi non è possibile farlo, si può solo fare una speculazione folle su un intraday, che più intraday non si può. Torno da voi. Allora, dove siamo? No, ho perso qualcosa. Ah sì, eccoci qua. Sono curioso di sapere la tua per NIO. Sta ritracciando alla grande, è peggio di Uni. Ma guarda, NIO in realtà, non lo sto seguendo più di tanto, però che dire, la struttura è buona perché è rialzista sul breve, perlomeno. Allora, aveva ancora da attaccare un supporto, cioè una resistenza, scusate, abbastanza fondamentale, che era questa qua, che si trova a 249k, mi pare che sia. E adesso, insomma, se proprio vogliamo tenere d'occhio un livello, guardate, ce n'è uno che capita a fagiolo, perché sul settimanale abbiamo quest'area, questa qua che ho evidenziato in verde, che nasce tra l'altro anche da questo low, qua tra l'altro non riesco a capire, insomma, 0,00174 per capirci, e dintorni, cluster verde, questo sul weekly. Quindi sul daily dobbiamo andare a vedere che reazione potrebbe avere qui, perché se la reazione è buona, quindi se fa vedere qualche segno di domanda, potremmo mettere uno stop loss ad esempio qua sotto, nonché qua sotto, dipende un po' dall'aggressività della posizione. Qua sotto tra l'altro è bello perché se c'è domanda già qui
e si potrebbe davvero creare un trade con rischio rendimento estremamente favorevole. E basta, questo è come trade speculativo, per poi vedere come approccerà questa resistenza e decidere il da farsi. Se l'approccia male, si può cominciare a chiudere già una posizione, tanto se appunto si ha uno stop loss così vicino, abbiamo già un buon rendimento, un buon profitto di multipli di R, o altrimenti si può addirittura attendere impostando un trade più trend follower. Il ritracciamento non è particolarmente violento perché in realtà non ha ancora violato neanche il primo low, quindi lo scenario ideale sarebbe che questa candela di oggi o quella di domani andasse ad attingere da questa liquidità, che con buona probabilità immagino che lo farà, e poi andare a recuperare cioè che la domanda poi vada a recuperare assorbendo il sell-off finale. Quello creerebbe un bel pattern d'ingresso per un long. Lo si può o anticipare assumendosi i rischi del caso, che visto che c'è lo stop stretto ci può anche stare, perché con un size magari metà, un R mezzo di size, ci possiamo già garantire una posizione discretamente interessante. Vediamo, andiamo a dare due numeri per fare un esempio: con un take profit piazzato lì, 4.5 di rischio rendimento, non è da tutti i giorni, però ovviamente c'è il rischio di stop hunting qua sotto in caso di Bitcoin che dampa, ad esempio, e poi c'è il rischio di miss se poi domani già va a pompare. Vabbè, questo è remoto, secondo me è più papabile tra i due il rischio di stop hunting in caso di dump così. Ok, quindi questo è un po' uno scenario possibile. L'altro scenario possibile prevede l'attesa, quindi vedere come si risolve l'approccio. Se si risolve già con domanda, si può pianificare appunto un long, ad esempio sul retest di questo low locale, o altrimenti se invece lo scenario si risolve con offerta, il primo setup interessante diventa il reclaim di questo livello e poi si sposta però lo stop loss un pelino più in basso. Quindi è tutto da seguire e da vedere. Questo è un po' NIO per approcci speculativi. Continuiamo. Allora, eccoci qua. Ma allora non è che è proprio scorrelato Bitcoin con S&P 500? Guarda, non lo so, il mio parere è sempre quello che io li tratto come due cose diverse, anche perché operativamente non mi dà nessuno spunto dire è correlato, non è correlato, insomma i miei trade rimangono quelli, a parte, anche a prescindere dalla correlazione. Cosa ne pensi di Shroom Finance? Porco cane, hai beccato una piattaforma che non conosco. Ero indeciso se parlarvi di Pickle Finance, che ultimamente lo yield farming sta un po' degenerando, no? Nascono queste piattaforme un po' parodistiche alcune, che cioè sono finalizzate a speculare sullo yield farming, però ho deciso di non farlo perché non vorrei che poi qualcuno si facesse prendere la mano. È un rischio, forse il rischio non vale la candela. Questo qui immagino che sia un qualcosa del genere, Shroom Finance, non lo so, dimmi tu, dimmi di più, magari così ci informi. Allora, qui qualcuno si è abbonato, ne approfitto per fare una parentesi shilling, che se volete supportare il mio lavoro, il mio canale, la nostra community, potete farlo iscrivendovi, anzi abbonandovi qua su Twitch. Se avete Amazon Prime, quindi potete avere anche Twitch Prime collegando gli account, non vi costa nulla l'abbonamento e per me è una piccola donazione, un piccolo incentivo, insomma una piccola spinta che è gratitudine da parte mia ovviamente, e da parte vostra mi fa molto piacere vedere che volete supportare il mio lavoro. L'altro modo ovviamente è utilizzare i miei referral link che ogni tanto vi scillo. Lo sapete, io dal lato mio non vi metto contenuti a pagamento, non vi metterò mai video premium, video a pagamento da pagare, insomma tutta l'informazione che do è e sarà sempre gratuita, mi raccomando, questo ci tengo veramente tanto. E poi io sono da solo, ok? Non collaboro, non sono spinto, sponsorizzato, non cerco di vendervi cose. Io ogni tanto sì, vi scillo i referral link di qualche exchange, ma perché io lo uso, io mi trovo bene e quindi io ci metto la faccia dicendo che ne vale la pena. Chiusa questa parentesi shilling, andiamo avanti con le domande. Grande Luke, prima diretta a tutto gas. E che gas, oserei dire, porco cane, 5
500 guai di gas. Buonasera, prima live per me. Benvenuto Andrea, e mi fa piacere, spero che ti trovi bene. Puoi dirmi cosa ne pensi di VET? Allora, di VET, che non è la ceretta ma è VeChain, il progetto non lo sto seguendo, a dire la verità, però il grafico vedo ora che si sta adagiando su un supportone ciclopico, che è questa zona di questo cluster di prezzo storico, che nasce nel lontano ormai 2019, c'era questo range, e al momento vedete c'è un po' di segno di domanda, quindi sono curioso di vedere come si risolve la lateralizzazione che sta avvenendo qui. Nel caso in cui, guardate, si è formato un piccolo range, nel caso in cui il range si risolvesse a rialzo, potrebbe valer la pena un setup trend follower, perché la struttura è bullish, vedete abbiamo rotto anche questo scorso high e qui abbiamo creato un costrutto di bottom locale, quindi struttura bullish su high time frame sul settimanale, e se la microstruttura quindi viene rotta, questo range laterale, si crea una price action favorevole appunto al setup long, e quindi vale la pena tenerlo d'occhio. Grazie per la segnalazione, perché ne vale la pena seguirla. Benissimo, continuiamo. Puoi spiegarmi come individuare e interpretare il cap and handle, per favore? Certo che sì. Allora, ritorniamo su Bitcoin, dove si vede abbastanza bene. Dunque, forse mi piaceva di più farvelo vedere, beh, si vede benissimo anche qui, però sulla capitalizzazione totale, che non vi voglio spaventare, per chi magari non sa di che cosa si tratta, questo è il grafico della market cap, quindi la capitalizzazione di tutto il mercato cripto. Perché lo sto guardando? Non si può ovviamente operare direttamente su di esso, non credo almeno, magari c'è qualche derivato che permette di farlo, ma non lo conosco, però questo, a mio parere, è un buon modo per valutare l'andamento del mercato in toto, complessivamente. A volte il grafico di Bitcoin non è preciso come il grafico della market cap per individuare le diverse fasi in cui ci troviamo. Esempio, guardate adesso cosa succede. Succede che ci troviamo sopra all'ultimo supporto, l'ultimo high, che è questo di 302 miliardi, vedete che si era individuato qui, ok? Non lo abbiamo ancora violato, quindi non abbiamo ancora fatto un high reclaim, che è un pattern ribassista. E tra l'altro qui sopra però ci sono i primi segni di offerta, il primo dei quali è questo doppio top, vedete, che tra l'altro contiene un po' di liquidità, e poi abbiamo fatto una struttura intermedia di questo tipo, che vedete col doppio top la siamo andati a rompere. Poi adesso questo sembra una sorta di falso reclaim con continuazione ribassista. Che cos'è il cap and handle e come si mostra? Allora, sono dei nomi pittoreschi quelli dei pattern, no? Cioè il cap and handle, il test e spalle, insomma ce n'è veramente di tutti i tipi. Alla fine bisogna a capire che cosa significa, perché dire sì c'è la tazza, ma perché, cosa vuol dire, perché è ribassista? In sostanza questa famigerata tazza, che è, cioè si chiama cap and handle proprio perché è così in teoria, cioè la tazza con il manico, questo è una citazione dottissima del mio video, del mio pesce d'aprile di tempo fa, non so se ve lo ricordate, la tazza è fatta così, con la cap che è la tazza stessa e il manico che è l'handle, e quindi in sostanza un pattern di questo tipo è un cap and handle, quindi con una zona, un livello statico che viene chiamato a volte neckline, una resistenza, che viene colpita una volta qua, poi c'è uno storno, viene ricolpito un'altra volta, c'è un altro storno che fa un higher low, però, vedete, questo, e poi c'è l'ultimo attacco alla resistenza. Dopodiché si può sviluppare in diversi modi, con un break istantaneo, con un pull down e un break subito dopo, oppure con un dump, quindi tutto può succedere, come vedete. Non è che vedere il cap and handle prima che si risolva predice il futuro. Questo è uno degli errori che spesso si fanno, dire, oh cacchio, c'è il cap and handle, andrà a finire così. No, perché potrebbe anche essere invalidato. Qua abbiamo un reverse cap and handle, se vogliamo proprio fare i tecnici, ovvero abbiamo un supporto statico, che è questo 303 miliardi, o se vogliamo fare il parallelo con Bitcoin, già che ci siamo, facciamo i fighi e facciamolo. Allora, XBT USD, eccolo qua. Allora, ecco qua, adesso mi ha fatto su una porcata, perché ho unito due grafici che non c'entrano niente l'uno con l'altro. In ogni caso, vedete, i due grafici sono simili.
Abbiamo anche qua la neckline, il supporto in zona 10.000, insomma il famoso supporto in zona 10.000, lo conosciamo, e qua invece abbiamo i 302 miliardi, okay, di capitalizzazione. Abbiamo il doppio top, quindi vabbè, questa è la tazza inversa in sostanza, perché abbiamo l'attacco qui, cioè il primo attacco qui, poi il secondo attacco qua. Abbiamo lo storno e abbiamo un lower high, quindi è un po' al contrario, è la versione ribassista. Il fatto che c'è un lower high, e vedete, su Bitcoin è la stessa cosa, era giusto per farvelo vedere. Adesso torniamo al grafico singolo, se no divento matto. Questo è ribassista per quale motivo? Beh, semplicemente perché, al di là di quanto è bello il pattern e di quanto è artistico, adesso ci metterò anche 6 ore a cancellarlo. La tazza anche a malincuore la cancello, ci ho messo tutto il mio impegno, anche questi. Sostanzialmente quello che dimostra è che andiamo a cercare di fare un massimo, lo facciamo, quindi fin qui tutto bene. Poi inizia un po' di storno, vabbè, questa è una dinamica interna, facciamo un doppio massimo, questo potrebbe essere anche un massimo unico, quindi la fase bullish. Poi storniamo, e questo ci può stare, rimbalziamo e andiamo a fare un lower high. Questo è il primo segno di rischio, perché è il primo segno che la domanda si sta esaurendo e l'offerta sta prendendo il sopravvento. Quando è che abbiamo la conferma del sopravvento dell'offerta, quantomeno sul breve? Quando confermiamo il lower high con un lower low. E quindi, se adesso andiamo a rompere a ribasso, si conclude il cap and handle ribassista, confermandolo, e si conclude anche la fase, il ciclo rialzista, e si inizia un ciclo invece di storno, perché la struttura viene invertita. Quindi, come vedi, anche se star lì a individuare la tazza e vedere dove inizia, dove finisce, dov'è il manico e dov'è la tazza, anche una banale analisi della domanda e dell'offerta ci fa capire la situazione. Qualora dovessimo bucare il supporto dei 300-302 miliardi, il primo punto di atterraggio sarebbe verosimilmente i 280, che vedete è il supporto precedente, c'è anche un bel clusterino, quindi è un livello abbastanza importante, e significherebbe un altro meno 7% di market cap che se ne va. Ok? A scendere poi abbiamo il range low di questa zona, che è 2,45, quindi ancora peggio. Però qua in realtà abbiamo una zona di consolidamento che potrebbe fare da trattore, quindi potremmo muovere qui dentro anche per un certo periodo. Non proiettiamoci troppo nel futuro, perché altrimenti facciamo i maghi dell'analisi tecnica anziché chi la utilizza come Dio comanda, ma fermiamoci qui, ovvero vediamo l'approccio con i 300 miliardi. Se li perdiamo, insomma, magari non facciamo buy the dip, per tornare sempre al discorso precedente. Eccoci qua, allora andiamo avanti. Buonasera ragazzi, aspettiamo di colmare il gap e poi ne compriamo un altro po'. Guarda, anche con questa storia del gap non riesco a convincermi, anche se succede sempre, le statistiche parlano chiaro, io non riesco a convincermi di utilizzarlo come segnale operativo, non ce la farò. Buonasera a tutti cripto amici, anche a te. Ciao Luca, non ho visto la live di ieri, mi riassumi cosa ne pensi di KuCoin? Lo sto provando, ma non ha tutti i pair di Binance. Guarda, KuCoin è un exchange che, a mio parere, cioè lo dico con molta onestà, non è a livello di Binance, né dal punto di vista di community, né di volumi, né di pair, né di prodotti offerti, però vedo che lavora bene, ok? A me piace conoscere le persone che ci sono dietro alle varie piattaforme, ma non per shillare o non shillare, perché poi io vi dico quello che penso molto, con molta sincerità. Di strada da fare ne ha, vedo che sta cercando di esporsi in tutti i campi, ha messo dentro i derivati, ha messo dentro i prodotti di staking, di savings, ha un po' cercato di seguire le orme di Binance. Il suo quid potrebbe arrivare nel momento in cui propone un prodotto nuovo. Adesso io sono curiosissimo di vedere la loro Q-Chain, che al di là del nome della testnet, che è Kratos per chi non lo sapesse, che mi ha fatto innamorare, sono curioso di vedere come la mette giù, perché potrebbe essere un passettino in più per KuCoin. Per adesso, ahimè, la realtà dei fatti è che è un piccolo Binance, che dire. Poi il suo giro ce l'ha, lavora bene, sono contento che c'è competizione perché è sana, però insomma io personalmente non ne faccio utilizzo. Mi spiace dirlo, ma è così. Domanda da un Satoshi. Devo comprare Swipe perché voglio la carta Swipe e al momento sono
tantini, 300 da holdare. Ha dei buoni livelli e mi presti la pazienza di aspettare? Allora, guarda, se lo vuoi acquistare per la carta, non lo so, quanti ce ne vogliono 300 da mettere in staking, immagino. Lì purtroppo è difficile, perché andare a vedere, a fare analisi speculativa su una coin che poi è da acquistare per holdarla, potrebbe essere controproducente. Cioè, adesso il grafico è una delle cose più brutte che abbia mai visto, sinceramente, perché cioè, sta scendendo sotto i minimi, sta creando nuovi minimi, quindi è veramente agghiacciante. Cioè, io sinceramente ora non lo holderei neanche sotto tortura, swipe. Però se dovessi iniziare a fare dei reclaim, allora potrebbe essere un'occasione per farlo. Non saprei. Vediamo, cioè, mi spiace, se vuoi la carta, mi viene quasi da dire fregatene, usa la carta, però non lo so, holdare un token con un grafico del genere, insomma, potrebbe essere doloroso. Vedi tu, guarda, non me la sento di dir di niente. Allora, dove siamo? Eccolo qua. Buonasera a tutti, buonasera anche a te. Bella Luca, bella anche a te. Dai che qualcosa si sta muovendo sui grafici, ma non ancora, fa un po' fatica, fa un pelino di fatica a muoversi. Tra l'altro, andiamo a vedere qua, lo tengo dietro così se vedo che qualcosa succede, c'ho sempre l'occhio puntato sopra. Ciao, sembra voglia andare giù, probabilmente fino a dei minimi scorsi. Che ne pensi? Beh, dai, calma con la fantasia. Adesso vediamo un po' alla volta e cerchiamo di seguire il movimento, appunto, un po' alla volta. Tra poco facciamo l'analisi del grafico. Ciao, presente alla prima live. Posso calcolare quanti uni... Ah, è la tua prima live, allora il rituale. Benvenuto, benvenuto anche a te in live. Spero che ti troverai bene e mi fa un sacco piacere che tu sia arrivato qua in live su Twitch. Molti di voi tra l'altro sono sbarcati su Twitch seguendomi, e la cosa veramente mi gasa in una maniera incredibile. Posso calcolare quanti uni ricevo quando metto della liquidità su Uniswap? Ecco, questa è un'altra frequently asked question che mi fate, quindi vi scillo questo sito che adesso vi condivido anche in chat. CoinGecko lo conoscete già, immagino, è un coin market cap forse un po' più carino addirittura. C'è la sezione yield farming che ve la scillo qua sotto subito, eccola, tac. In sostanza qua vedete il guadagno, ok, il return on investment su quello che mettete sulle varie piattaforme a seconda dei pool, delle piattaforme e di tutto quanto, tra cui ovviamente ci sono i famigerati 4 pool di Uniswap che permettono di fare liquidity mining del token Uni. Sono i primi 4, vedete? In sostanza il ritorno annuale è del 31,35% per il pool WETH WBTC e sale fino al 40,90% per il pool EtherDAI, in sostanza, quindi è quello che genera più uni. Ovviamente questi numeri variano, sono altamente volatili in base a domande, offerta e liquidità a disposizione e in base al prezzo di uni, perché se il prezzo crolla questi numeri scendono, se il prezzo sale questi numeri salgono. Fate ciao al Geco. E un'altra cosa da tenere in considerazione, visto che si parla spesso di questi pool, io ve lo dico perché va saputo, è il concetto di impermanent loss. Che cos'è l'impermanent loss? Ve ne ho già parlato, ma lo ripeto perché è importante capirlo. Quando si mette a disposizione liquidità in un pool, che può essere un pool di due asset differenti, quello che si fa è che si corre un rischio di impermanent loss. Se si mette liquidità in un pool, ad esempio USDC, USDT, che sono due coin equivalenti, non si avrà questo rischio. Ma se sono due coin che possono cambiare valore reciproco, si ha questo rischio. È tanto più alta l'impermanent loss quanto più cambia il rapporto tra questi due token. Esempio, facciamo un esempio. Metto liquidità in WETH, in Ether, nel pool Ether USDT. Ok, benissimo. Io inizio a farmare, a fare il mio 33% annualizzato. Se Ether pompa, io ci guadagno di sicuro, ma meno rispetto a quanto guadagnerei holdando Ether. Per quale motivo? Perché vado incontro alla impermanent loss. Quanto incide questa impermanent loss? Facciamo una simulazione. Vedete, qua c'è anche l'impermanent loss calculator. Se ad esempio abbiamo messo 50 e 50 dentro al pool, oppure facciamo anche 100-0,
ok? Abbiamo messo solo Ether, ok? E l'Ether dovesse aumentare del 50%. Vediamo il calcolo, adesso non so perché non deve funzionare, forse perché... Allora, proviamo. Magari non prende le cifre. Allora, aspetta, eh. Sì, secondo me ho sbagliato a inserire qualcosa. Allora, facciamo di nuovo. 50 e 50. Asset 2 price change 0, volevo mettere. Ok, ecco, adesso non so, forse dovevi compilare tutti i campi. L'asset 1, quindi Ether, aumenta del 10%, supponiamo. Io avrò una impermanent loss dello 0,1134%. Quindi avrò una perdita di questo valore rispetto a holdare i due asset. Ok, mi raccomando, il riferimento è quello. Il 100% forse allora non c'è impermanent loss, oppure non è possibile, non lo so, devo rivedere questi conti perché non mi torna, c'è qualcosa che non mi torna. In ogni caso il concetto è semplice, se cioè tanto più cambia il prezzo, sia che sia in positivo sia che sia in negativo, tanto più avrò un impermanent loss, quindi devo calcolarla, devo includerla nel mio rendimento che stimo. L'impermanent loss perché si chiama impermanent? Perché se poi il prezzo ritorna alla pari, al valore iniziale, non c'è più, sparisce, ok? È dovuta al metodo di generazione del prezzo, di calcolo del prezzo, del valore di questi pool di liquidità, l'automatic market maker, e quindi insomma sono delle inefficienze di mercato, slippage e simili, che però bisogna calcolare se si va a fare yield farming, ok? Perché tanto più l'asset di cui si dà liquidità sballa di prezzo, aumenta o diminuisce, si va incontro a una impermanent loss. Mi raccomando, non trascuratela. Torniamo a noi, spero di non avervi fatto confusione con questo concetto, ma è importante da considerare. Dove siamo finiti? Oddio, vi ho perso. Eccolo qua. Ciao Luke, pochi giorni fa su Yearn Finance il Volt USDT aveva APY 70%, oggi 10%. Qual è il meccanismo che porta a queste oscillazioni di rendimento? Allora, bisognerebbe capire come funziona il Volt USDT. Ok, bisogna mettere due asset su Uniswap. Sì, allora forse non è possibile mettere un asset solo, cioè bisogna fornire liquidità a tutto il pool. Non lo so, perché mi ricordavo che era possibile. Io ce l'avevo fatta, avevo messo uno solo, non mi ricordo come, ma ce l'avevo fatta. Non lo so. Comunque, vi dicevo, qual è il meccanismo che porta a queste oscillazioni di rendimento? Allora, te lo dico subito, perché in sostanza i Volt sono delle strategie speculative di yield farming, quindi non è un semplice dare liquidità e metterla in prestito per generare rendimento da qualcuno che te la prende in prestito, ma è appunto un'operazione speculativa che spesso comporta anche l'indebitamento. Ad esempio, io conoscevo quella di Ether che prevedeva l'apertura di un CDP su MakerDAO con gli Ether e quindi prendere i DAI, generare i DAI da Ether. Questi DAI li mettevo su Curve, mi pare, e con Curve andavo a fornire liquidità a Curve e a creare, a fare liquidity mining del token CRV. Il token CRV che generava sempre il Volt, fa tutto in automatico, lo vende su non mi ricordo dove, forse Uniswap, e prende altri Ether che va a mettere nel CDP, genera altri DAI che generano altri Curve e il ciclo si alimenta e si genera un APY più alto. Questo è un po' il discorso, ok? Quindi i Volt sono speculativi in questi termini. Quello di USDT non lo conosco, però potrebbe valer la pena capire come funziona, ok? E il motivo per cui l'APY cambia così tanto dipende dal valore dei token che vengono movimentati e dipende dalla liquidità, dalla domanda e dall'offerta dei pool di liquidità che vengono utilizzati, ok? Questo banalmente. Ricordati di QuantZone, è vero, qualcuno mi aveva chiesto di parlare della QuantZone di FTX, però non... forse non siamo ancora pronti, cioè volevo quasi dedicarci un video a parte. Adesso non so se qualcuno di voi l'ha mai utilizzato, io ve la butto lì per stuzzicarvi, facciamo così, ftx.com. Adesso non sono nemmeno loggato, oppure sì, vediamo se mi ha tenuto il login, no, è da un po' che non ci entro. In ogni caso, vediamo se mi ci fa andare lo stesso sulla QuantZone. Secondo me no. Peccato, perché in realtà... Aspetta, vediamo se un po' di ricerca...
mi fa bypassare. No, infatti, no, bisogna loggarsi. In sostanza, cos'è la Quanzone? Ve la butto lì giusto per stuzzicarvi, ma in un minuto. È una sezione dell'exchange FTX, che è sempre molto avanzato su queste robe, soprattutto automatizzate, dove si può scrivere del codice, creare delle regole, creare una strategia automatizzata di trading con un linguaggio di programmazione che purtroppo non è PineScript, ma è abbastanza simile. È un po' più di basso livello, cioè bisogna delineare tutti i cicli, se si fa dei cicli bisogna scriverli tutti, bisogna creare addirittura gli indicatori, non c'è l'indicatore stesso, non ancora perlomeno, però è bello perché poi tu salvi la strategia, il bottino, lo attivi ed è già attivo su FTX, che insomma ha liquidità, ha delle fees competitive e tutto quanto. Non lo so, potremmo approfondirlo magari in un altro video dedicato al trading automatico, chi lo sa, potrebbe valerne la pena magari, non lo so. Ditemi voi se qualcuno la usa, se vi interessa. Così, ecco. Cosa ne pensi? BTC USDT giornaliero, teste spalle di inversione, già avvenuto con rottura della neckline. Ora il prezzo sta usando la neckline come resistenza. Guarda, in realtà sì, può essere, nel senso che c'è il pattern che si è creato qui che è un po' bruttino, tra poco ne parliamo, ed effettivamente questo livello chiave di prezzo, a prescindere che sia un test spalle o no, è stato rotto e ritestato. Adesso c'è da vedere se creiamo un lower low oppure no. Dipende tutto da lì, in sostanza. Adesso ci arriviamo. 5 minuti e andiamo a fare l'analisi. Ciao Luke, in questo periodo ribassista, spero solo di breve, anch'io, come ci si deve comportare con un piano di accumulo in Bitcoin? Fare qualche take profit? Se poi il trend bearish di breve dovesse spostarsi anche sul medio e sul macro? Grazie mille. Guarda, che dire, se c'hai un piano d'accumulo, seguire le regole del piano di accumulo, dipende in che punto sei dell'accumulo, perché io di solito quando inizio a fare un piano d'accumulo mi pongo un obiettivo. Di solito l'obiettivo è che percentuale di quell'asset voglio avere in portafoglio. Supponiamo di partire da una situazione in cui io investo soltanto in mercati tradizionali, supponiamo 60% stocks, 40% bond oppure cash, non lo so, e voglio introdurre un 10% in Bitcoin. Cosa faccio? Allora, innanzitutto calcolo quanto è quel 10% lì e poi ogni tot, ogni mese, per una durata di 3 anni, 4 anni, lo decido sempre io, vado a fare un entry frazionato per arrivare a quell'obiettivo. Ok? Quindi obiettivo ben chiaro. Devo sapere quanta percentuale del mio portafoglio allocare a Bitcoin e un orizzonte temporale entro cui voglio farlo. Poi i casi sono due che si possono sviluppare. Allora, il primo, supponiamo i due casi estremi, ok? Che vado incontro ad un bull market sempre più pronunciato. Quindi io inizio ad acquistare e ogni acquisto che faccio continua a crescere di valore. Wow, bello, che fortuna! Anziché metterci 5 anni, magari ce ne metto 3, perché ovviamente ad arrivare al 10%, se nel frattempo continua a salire, ci metto molto meno continuando ad acquistare. Caso estremo numero 2, ovvero bear market continuativo per 5 anni. Io continuo ad acquistare e continuo a perdere di valore. Quello che accade è che ci metterò un po' di più di 5 anni e quello che può accadere è che io vado a fare degli acquisti sempre più grossi, ok? Quindi posso fare in un altro modo, anche volendo utilizzare una piccola parte della liquidità, cioè dell'investito che ho altrove e spostarlo un po' su Bitcoin, quindi andare a incrementare un attimino l'investito allo scopo di raggiungere sempre nel tempo prefissato il mio obiettivo percentuale di portafoglio allocato su Bitcoin. Questo è un metodo abbastanza standard e discretamente semplice, secondo me. Io personalmente non incentivo mai a dire se cala acquisto di più, se sale acquisto di meno, perché il rischio è quello poi di perdere di vista tutte le casistiche, perché magari adesso ci sembra che stia calando e dire wow, è un'occasione per comprare, ma poi magari continua a calare fino a 3.000 e noi magari abbiamo comprato di più del dovuto e ci siamo sovraesposti ad un prezzo che poi si rivela essere troppo alto. Il rischio è un po' questo qui. Il limite, cioè dall'altra parte, se uno ha una gestione attiva, quindi ha già magari è già arrivato al suo capitale target, ok? Oppure c'è quasi arrivato, ha già una posizione significativa e la vuole proteggere da un downtrend, cosa può fare? Può aprire degli hedge short, ok? Qualcuno dice, sì, si può anche vendere la posizione, è vero.
Si può anche vendere la posizione, però io preferisco personalmente, se voglio allocarla nel portafoglio e tenere sotto controllo la posizione stessa, utilizzare come collaterale quegli stessi Bitcoin per aprire ad esempio una posizione short su BitMEX, Bybit, su Binance Futures, su quegli asset, su quegli exchange, scusate, che permettono di usare come collaterale l'asset stesso e aprire una posizione in short magari con una un po' di leva bassa, ovviamente, senza farsi liquidare, per proteggere la posizione senza dover impegnare altro capitale, lì sta la differenza, durante questo downtrend. Ovviamente l'esposizione short in rapporto all'holding totale dovrà aumentare o diminuire a seconda di quanto è forte il downtrend, e qui ecco si va forse un po' più nel pro, perché si devono aprire degli scenari un po' più analitici, cioè bisogna andare a leggere il trend, a vedere un po' cosa succede, e potrebbe essere argomento tranquillamente dell'ultima puntata di trading consapevole, perché siamo a livello pro. In ogni caso, tornando un po' indietro, parlando sempre di piano d'accumulo, non mi impazzirei dietro al prezzo, quindi mi ho pure un'opzione, qualcuno dice perché non un'opzione su Deribit, sì, però non una, cioè bisogna anche lì starci dietro il mercato delle opzioni, perché bisogna rinnovare le posizioni a scadenza, bisogna un po' seguire per evitare di pagare dei premi troppo alti, cioè l'ideale come copertura con opzioni è venderle le opzioni, vendere delle opzioni rialziste, chiaramente incassi subito il premio e hai già la copertura e di quel premio lì, ovviamente. Poi però, ovviamente, se il trend continua bisogna venderne altre, bisogna un po' seguire, insomma, non si può liquidare in due parole una cosa di questo tipo, quindi dell'hedging ne parlerei in un altro momento. Per il piano d'accumulo, ripeto, è una cosa discretamente semplice, io me ne frego del prezzo e guardo l'allocazione e il tempo, basta, tutto lì. Andiamo avanti adesso, se no vi annoio troppo. Wow, DOT sembrava eterno e tutto quello sotto il massimo era oro. Adesso sembra che sia peggio della peste, è veramente un casino darsi una regola. È un po' il discorso che abbiamo fatto all'inizio, cioè del buy the dip, attenzione al buy the dip, perché Polkadot è un chiaro esempio, insomma, guardate il grafico, è agghiacciante. Abbiamo high, lower high, è praticamente un cap and handle unico, cioè veramente brutto come grafico. E anche qui, appunto, all'inizio era una roba del genere, qui tutti urlavano buy the dip appena scende eccetera, e poi ti scende, ti crolla e resti in una brutta posizione, intrappolato in una brutta posizione. Anche qui le cose sono due: o uno specula e quindi guardi il setup, legge il grafico, imposta take profit e stop loss, oppure uno decide di holdare, non lo so, uno è innamorato di Polkadot per qualche motivo, non mi permetto di giudicarlo. Cosa posso dire? Voglio dire, voglio avere l'1% del mio portafoglio cripto allocato in DOT, però non è che mi ci fiondo dentro in un attimo, di quell'1% lo divido in 36 posizioni mensili in 3 anni e ogni mese vado ad acquistare un 36esimo della mia posizione prevista, basta, tutto lì. E poi, come dicevamo prima, se sale tanto meglio, ci metterò meno, se scende magari trasferisco un po' di liquidità da Bitcoin a DOT, senza però esagerare per non sforare quella posizione che ho previsto io nel mio investimento. Tutto qua, il discorso è più semplice di quello che sembra. Allora, io adesso leggo le ultime domande, poi analizziamo insieme BTC. Vediamo una domanda in fondo. Fare un pack di opzioni. Sì, esatto, un casino incredibile poi. Ma con il tuo referral di BlockFi ti danno i soldi anche se deposito fondi su un nuovo conto da un altro vecchio conto sempre di BlockFi? Allora, attenzione, cosa significa? No, funziona così la promo. Funziona che con un nuovo account, quindi bisogna creare un nuovo account che deve essere la prima volta che viene caricato, e ci vuole ovviamente bisogna soddisfare la condizione di deposito, quindi un minimo di tot fino al 14 dicembre mi pareva che fosse. E ti dico la verità, è meglio secondo me evitare di passare da un account all'altro, perché non so se ci sono dei termini e condizioni che lo vietano. Io ti dico la verità, preferirei passare da un wallet, basta, tutto lì.
Allora, io vedo che qualcuno chiede cosa sono gli NFT. Ne abbiamo parlato poco fa e quindi ti tocca riguardare sul tubo la differita. Allora, il volto di TrueUSD è passato dal 110% al meno 1%. Prima volta che lo vedo negativo. Sì, attenzione, perché se il costo del debito, visto che abbiamo detto prima l'esempio col volt di Ether, no? Dove c'è da contrarre un debito con MakerDAO per creare i DAI e poi i DAI si mettono in lending e si guadagna. Se il costo del debito supera il profitto del lending, allora il rendimento diventa negativo. Quello è uno scenario da non trascurare, eh? Perché è veramente importante. Allora, vediamo cos'altro abbiamo qua. Sto dando un'occhiatina. Secondo te conviene farmare uni? Ma guarda, ho linkato prima, se scorri un attimino su, qua coingecko.com/yieldfarming, ti calcola il rendimento delle coppie stesse, quindi. Dipende, c'è da considerare l'impermanent loss. Magari datti un'ascoltatina a quello che abbiamo detto prima. Bene, 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 basta. Possiamo andare a dare un'occhiatina ai grafici. Ok, allora, Bitcoin per partire, visto che il più l'abbiamo già detto, non sarà un'analisi lunga. Allora, Bitcoin, come qualcuno di voi giustamente ha fatto notare, ha creato un costrutto di top che è orripilante, questo. Questo costrutto di top in sostanza consiste in un high, questo qua, un altro high, cioè un range, diciamocelo, un range, con questa anomalia, questo breakout, falso breakout puntiforme, molto brutto, perché è andato a pescare liquidità al di fuori del range. Questo era un pool di liquidità, vedete che qua abbiamo tutti gli high, qui abbiamo un falso breakout, qui abbiamo tutte delle shadows che vanno a grattare liquidità e poi questo tac, questa roba puntiforme oscena, orripilante. Questo ha messo selling pressure, poi cosa abbiamo avuto? Un altro, c'è cioè una continuazione di questo range, un altro falso breakout con un dump immediato, cioè il classico pattern è break engulfing bearish. È il pattern più brutto che si può fare con un breakout e qua altra selling pressure. Poi cosa è successo? C'è stato un follow up di offerta pazzesco, disumano, che ha disintegrato il range. Ha chiuso qua dentro, quindi completamente fuori dal range. È stato un breakdown confermato di questo livello. Qui vi ricordate cosa dicevamo? Spero di sì, perché abbiamo detto mille volte: attenzione perché questo cluster, che era il range low una volta che il range esisteva, diventa la resistenza più forte in assoluto. Quindi non mettiamoci in testa un bias bullish prima del reclaim di quel livello lì, perché potrebbe essere fortemente prematuro e ci facciamo del male. Infatti, tra l'altro, non so se vi ricordate l'aneddoto di first test, best test, quando c'è il flip, quindi il cambio da supporto a resistenza, la rottura di un livello che da supporto diventa resistenza. Il primo test che facciamo nell'altro verso è quello più significativo. First test, best test per l'appunto. È quello che ha la maggior probabilità di comportarsi come previsto, quindi in questo caso come resistenza. Ovviamente questo aumenta di significatività, tanto più il livello era significativo prima. Quindi qua era un range low, abbiamo il cluster di prezzo che lo rende più forte di un supporto. Abbiamo pesca di liquidità, della pesca di liquidità da fuori, dei test durante il range e quindi direi che è bello significativo come livello chiave. Una volta assorbita tutta la domanda, l'offerta si va a posizionare esattamente lì, pronta a vendere. Ed è effettivamente quello che ha fatto, ok? C'era durante andando più da vicino, più sul piccolo, questo range, piccolo range che si era messo in mezzo, ok? Che ha fatto lateralizzare il prezzo per qualche giorno, per una settimana o due. E lì qualcuno diceva: ma sì, si potrebbe anche giocare. Io stesso ho detto: ma sì, si potrebbe giocare speculativamente su questo range, però soltanto sul brevissimo termine, perché avendo sopra la testa una resistenza così forte, il breakout dal range è significativo, ma comunque con take profit qua. Ok, questo era una cosa che ci siamo detti tante volte. Scorrendo tra l'altro su Telegram trovate tutte le analisi del tempo, per chi volesse magari andarsene a recuperare, c'è anche la funzione cerca su Telegram. Se scrivete Bitcoin, semplicemente trovate tutte le analisi storiche di Bitcoin, non le cancello mai, quindi è sempre tutto lì datato. Quello che è successo, vedete, abbiamo attaccato gli 11K, che
Li abbiamo anche per un attimo rotti, però guardate i volumi, che roba ridicola. E infatti cos'è accaduto? Che il giorno dopo c'è stato un engulfing bearish direttamente, ok? Quindi invalidazione totale, e io lì ho chiuso metà della mia posizione long, se vi ricordate. E poi il giorno dopo follow up di offerte, io ho chiuso la seconda parte della mia posizione long, perché non ha nessun tipo di senso essere esposto long in una situazione di questo tipo, dove invece è, cioè il grafico dice short, perché abbiamo un bearish retest di una resistenza. Quello che accade adesso è importantissimo, perché abbiamo il famigerato cup and handle, ok? Ritornando a prima, abbiamo quest'area che è molto importante, guardate, qua c'è un top, un vecchio top, qui c'è un altro vecchio top, qui c'era il range high, vi ricordate questo range in cui gravitavamo un paio di mesi fa? Ecco, siamo sul range high, quindi dobbiamo decidere se utilizzarlo come trampolino e ripartire verso l'alto, caso bullish, oppure se ritornare, cioè se perderlo e ritornare all'interno di questo range, che è il caso bearish, oserei dire, di breve perlomeno. Quindi i due possibili esiti sono, cioè dipendono dall'approccio appunto con questi minimi, perché è più semplice di quello che sembra. Se noi andiamo a creare un lower low, qui continuiamo la struttura ribassista e rientriamo nel range, caso bearish. Se noi non andiamo a creare un lower low ma rimbalziamo, ok, allora diamo ancora speranza di recupero e ovviamente ritorniamo a sfidare gli 11K, che rimangono il livello chiave da rompere per parlare di long. Quindi anche se rimbalziamo, no long per me. Se rimbalziamo e facciamo il reclaim degli 11K, ci sta il long sugli 11K stessi, ok? Se iniziamo a lateralizzare, mi aspetto con più probabilità poi un follow up ribassista, ma è tutto da vedere, rimaniamo all'interno del range, quindi sto a guardare. Se andiamo a rompere a ribasso e rientriamo sotto i 10K all'interno del vecchio range, andando a mangiare tutta questa liquidità, perché attenzione che qua si è creata liquidità in domanda, questa vedete, quindi qua è da mangiare. Ho sbagliato, volevo farvi vedere qua, dai 9.008 in su c'è della liquidità in domanda, quindi attenzione a non farsi ingannare da ad esempio un rimbalzo tac tac e poi rimaniamo qui, perché qui c'è alta probabilità poi di deviation. Se non continuiamo, se non ci mangiamo in sostanza tutta questa liquidità, c'è la probabilità che questo sia un falso breakdown, ok? Quindi attenzione a questo pool, a non farci ingannare, a non prendere posizioni affrettate in sostanza, tanto non è un momento in cui vale la pena correre dentro una posizione, ecco. Guardandolo più sul macro invece, adesso non so se sul settimanale si può vedere qualcosa, il settimanale è bruttino anche lui in verità, però vedete che la struttura è ancora, cioè non è ancora invalidata, perché sul macro, sul weekly, vedete il low si pone qua e qui abbiamo ancora un higher low teoricamente, quindi se adesso andiamo nel caso bullish, facciamo il reclaim degli 11.000, vedete che il disegno ci piace già di più. Se al contrario continuiamo a scendere e entriamo innanzitutto nel range, che è questo qua, vi ricordate, l'abbiamo detto prima, ci lateralizziamo un po' eccetera eccetera, poi c'è il caso peggiore che potrebbe mettere a rischio il macro, che è quello di breakdown dal range di nuovo e quindi andare a fare, ahimè, un lower low, che lì andrebbe poi a cambiare ancora di più i connotati del mercato stesso. Quindi questo è il discorso. Se torniamo sul daily, si vede ancora la possibilità che questo sia uno storno, quindi una cosa di questo tipo, una, come si chiama, bull flag, ma anche lì ci sono tutti sti nomi un po' esotici, esoterici dei pattern, ma di fatto è un canale ribassista che, se non va troppo in basso, se non si estende troppo, cioè che se va a continuare così diventa un trend, se invece non dura per troppo e ha volumi in decremento, c'è la possibilità che poi venga rotto a rialzo e sia un canale di storno appunto tra due impulsi rialzisti. Questo è Bitcoin. Andiamo a vedere le principali altcoins che sto seguendo. In primis Binance Coin, che ahimè mi ha intrappolato un po',
perché vi ricordate che io ho incrementato la mia posizione qua, ahimè, poi ha continuato la discesa e io adesso valuto alla chiusura settimanale se tenere aperta quella frazione di posizione lì oppure no, perché una parte l'avevo aperta qua, la seconda parte l'avevo aperta qua. Però la mia condizione di invalidazione di questa seconda parte era la chiusura qua sotto, ok? Il rientro nel range. Quindi a chiusura settimanale valuterò il da farsi, se la chiusura è ad esempio dove ci troviamo adesso, chiudo tranquillamente in perdita quella parte di posizioni e lascio aperta la prima. Qualcuno mi aveva chiesto, mi pare su Telegram, e ne approfitto per rispondere qui che magari può essere utile anche a qualcun altro e se non ci sei magari ti rispondo anche su Telegram, se gli hold di BNB li tenevo anche se vedo una possibilità di calo di Bitcoin. La risposta è sì, perché comunque, a parte che la mia base currency per le cripto è Bitcoin, e in seconda battuta BNB, quello che detengo lo detengo per alcuni benefit che dà, come il darvi lo sconto del 20% per sempre sulle fees dell'exchange con il mio referral link che trovate scillato in tutti i miei video, e gli sconti sulle fees, insomma tanti, una serie di benefit che, per cui io tengo sempre, holdo sempre BNB, tranne quando è in palese downtrend. Quindi la mia condizione di non holding è la perdita di questo supporto, parlando proprio in maniera chiara. Ecco. Poi abbiamo Ether che è a rischio, anche lui è in una situazione bruttissima. Ether, guardate, abbiamo questo top, poi abbiamo un lower high e un altro lower high. Qua in teoria abbiamo un test e spalle con due spalle per parte. Guardate, spalla, spalla, testa, spalla, spalla, un test e spalle deforme. Una, boh, non lo so, praticamente è un costrutto di top, è un rischio di costrutto di top. Se lo guardiamo sul settimanale, tra l'altro sembra già rotto il range che descrivevamo, questo ve lo ricordate, range low, range high, però la settimana è ancora lunga, quindi non diamo per scontato cose sul settimanale quando in realtà le stiamo osservando sul time frame giornaliero. Quindi questo è un range settimanale, se chiude la settimana qua fuori è violato, se no no. Ok? Sul giornaliero invece c'è questo brutto costrutto di top in fase di formazione e quindi la posizione che prenderò, cioè io sono long, lo sapete da tempo immemore su Ether, la cosa che farò è che se scendiamo qua sotto io la chiudo, perché il violare questo supporto con un break, ahimè, invalida, cioè crea un costrutto di top che vorrei vedere quantomeno invalidato prima di rientrare in una posizione speculativa su Ether. Anche in questo caso parlo di posizione speculativa, non dei miei holding su Ether, perché i miei holding rimangono lì. Io ho il 15% del mio portafoglio allocato in Ether, ogni fine mese ribilancio affinché rimanga il 15% delle cripto, ovviamente. E basta, questo è quanto, perché poi le altre posizioni le avevo chiuse e quindi queste sono le mie uniche esposizioni attuali in altcoins. Allora, prendo le vostre ultime domande prima della chiusura. Che cos'è la MA200? Che cosa dici? Questa che vedi? No, sono le medie mobili, sono le 9, 30 e 100. La linea blu è la 100 ed è la media mobile esponenziale. EMA 100. Potresti controllare ADA? Assolutamente sì. Avete già parlato di UNI? Sì, ne abbiamo parlato, Andrea, e ti tocca riguardarti la differita. Però metto i minutaggi, giuro. Allora, Cardano. Cardano Bitcoin è uno dei grafici più brutti che si siano mai visti, perché ha fatto un lower high e adesso sta sprofondando nell'oblio, quindi è veramente brutto. Il suo prossimo supporto è questo di 693 sat, che però questa è la punta da bag holder, no? L'abbiamo chiamato così nell'ultimo live, questo pattern. Quando si crea... aspettate, che qua c'è troppi scarabocchi per i miei gusti. La punta del bag holder è il classico pattern che individua un pump disumano, e rapido, e poi un lento dump, o a volte addirittura anche un pump e un dump immediato e poi un po' di ripiglio nel tempo, che però è da un trend lungo. È la classica situazione da postumi di salita parabolica che colpisce sempre e comunque, ed è quello che vi dicevo nel video. Vi ricordate quando vi ho detto le altcoin crolleranno, con il titolo iper provocatorio che tutti mi hanno fustigato in piazza perché eravamo in pieno bull market? Però io quello che volevo dire era proprio questo: mettere in guardia sul fatto che quello che sale in maniera parabolica poi
non va mai bene, perché si crea la punta del bag holder, questo famigerato pattern, che cosa vuol dire? Ve lo dico in termini di mercato proprio. Ok, qui aumenta il prezzo perché tutti comprano e nessuno vende. Tutti comprano anche qua, ok? C'erano tutti che compravano. Poi qualcuno inizia a vendere, qualcuno furbo ovviamente, non chi ha comprato all'ultimo minuto, che probabilmente erano quelli che sulle community di Telegram urlavano Moon. Ecco, e quindi chi inizia a vendere qua inizia a distribuire le proprie coin che aveva comprato sicuramente tempo addietro e le svende all'ennuplo del prezzo. Continua a vendere finché non inizia a invertirsi la tendenza, perché tutti hanno comprato, la gente inizia a vendere, nessuno ha più da comprare, e quindi inizia a vedersi l'inversione di tendenza. Quello che accade poi è che il prezzo comincia a scendere, quelli che hanno comprato qui iniziano ad essere in perdita e si innesca una situazione emotiva, visto che chi ha comprato lì verosimilmente non è proprio navigato nell'operare speculativamente nel trading, gli si creano quelle cose emotive da principiante un po', ovvero inizia a dire: oh porco cane, adesso scende, ma cosa farà, cosa fa? Compro ancora per mediare il prezzo, magari poi no, aspettiamo. E allora la classica cosa che di solito si dice è: aspetto che salga un po' e quando sale un po' vendo. È una cosa tipica, no? E quindi quello che accade è che più si scende, più questa cosa va a coinvolgere prima chi ha comprato qui, poi anche chi ha comprato qui, poi anche chi ha comprato qui e ha tenuto, intendo, perché magari qualcuno ha comprato qui e poi ha venduto. E quindi questo crea selling pressure, perché tutti i retail che fanno questo ragionamento poi vogliono vendere non appena c'è un segno di rialzo, e questo rende difficilissimo il recupero di una coin del genere. Quindi si crea un costrutto veramente difficile da invertire. Nel 2017 si è creato e non è mai stato recuperato, siamo scesi del 90%, quindi questo volevo dire in sostanza, e questa è la punta del bag holder. Basta, chiusa, fine della favola. Andiamo avanti con le domande. Link, andiamo a vedere Link. Token sets, adesso io stavo aspettando il segnale di long, che adesso non c'è ancora, per fortuna. Tra l'altro chi è dentro il mio set dovrebbe essere contento, perché sono uscito da Bitcoin appena prima del dump e non sono ancora rientrato, quindi la strategia funziona, insomma. Però purtroppo ci sono le fees di Ether molto alte, quindi appena avrò il segnale long entrerò long, quindi mi riesporrò a WBTC, vi dirò di prelevare tutto e poi aspettiamo l'uscita della versione 2 di Token Sets, che dovrebbe essere tra non molto, dove ci saranno le fees più basse, e lì lanceremo il set una volta per tutte, finalmente con le fees accettabili. Link, stavamo dicendo. Allora, Link BTC, eccolo. Ahimè, può esserci anche qua una punta dei bag holder. Link di suo sicuramente ha, cioè di pro, ha uno storico di uptrend che dura da 2 anni, quindi è molto più solido delle altcoin in bolla, nonostante abbia avuto la sua fase di bolla, perché questa è una bolla e quindi adesso ne sta pagando le conseguenze, un downtrend duraturo. Ha perso questo supporto a 120.000 sat e dintorni, ha perso quest'altro supporto che era importante tra i 94 e i 97.000 sat, adesso si sta dirigendo verso quest'altro supporto qui e poi c'è quest'altro supporto qui, quindi stiamo parlando dei 78.000 e dei 67.000. sono quelle coin per le quali mentre salgono a manetta tutti urlano al miracolo, adesso nessuno parla più di Link, guarda caso è sentiment fine a se stesso, quindi adesso è in downtrend perché abbiamo lower highs e lower lows, una struttura fortemente ribassista, e per me è intoccabile una coin del genere finché non mostra muscoli, quindi non mostra con chiarezza che la domanda è tornata alla carica. Per me si resta a guardare con magari un occhio su quei supporti lì, ma senza posizioni anticipatrici, perché durante un downtrend con struttura così ribassista aprire dei long anticipatori è un rischio non da poco.
Benissimo, amici miei, io. Ciao Luca, tra BlockFi, Celsius, Nexo e Compound, quello è quello che dà una rendita passiva maggiore sulle stablecoin. Che percentuale di patrimonio allochi in ognuna di essi? Grazie in anticipo. Allora, guarda, tra poco farò un video di aggiornamento sui miei investimenti, quindi su dove metto la liquidità, come è strutturato il portafoglio, eccetera. Di solito io BlockFi, Celsius e Nexo li uso tutti e tre perché il rendimento è molto simile, è un pelino più alto su Celsius se si utilizza il suo token, ma anche se no, però io li uso tutti e tre per diversificare un po' i rischi. Compound forse è quello, adesso non lo so, però al tempo era quello che rendeva meno, con la FOMO DeFi forse è quello che rende di più, però è quello che reputo un pelino più rischioso. Io non uso Compound, ma uso Curve e M-Stable, che danno un rendimento un po' più alto, ma con un rischio ovviamente un pelino più alto, e quindi insomma anche lì c'è da fare delle considerazioni a parte. Insomma, si tratta di un maggior rischio, un maggior rendimento. La DeFi per me è ancora più a rischio della CeFi. Io se siete interessati all'argomento, non ve l'ho ancora detto, ma domani, che è mercoledì, alle 21.30, ve lo dirò poi su Telegram, sarò live con Filippo Angeloni, che sicuramente conoscete, e parleremo proprio di CeFi, quindi parleremo di rendite passive sulle cripto, di come metterle, di come farle fruttare senza trading. Insomma, sarà una chiacchierata tra me e lui, con voi come protagonisti, perché sarà live sul suo canale YouTube. Quindi mi raccomando, non mancate, mi piacciono un po' questi live, ieri con Criptorivista, domani con Filippo, e poi chi lo sa, insomma, più live ci sono, più si unisce la community e più è bello. Ragazzi, io vi faccio un carissimo saluto, vi ringrazio di avermi seguito per 1 ora e 20, non è roba da poco, ci vuole sopportazione, vi siete meritati tutte le shitcoin che vi siete beccati, state pronti perché manca poco al raggiungimento dei 20.000 sul tubo, quindi mi raccomando, spammatemi a tutti, spammatevi alla mamma, al papà, allo zio, il cugino, il fratello, il trisavolo, perché quando arriviamo a 20.000 facciamo un giveaway che babam, vedrete, si vola. Ragazzi, buona serata e alla prossima. A domani per chi c'è. Ciao a tutti!